testo, ok? Noi vi consigliamo. Allontanate per cortesia? Vogliamo che abbiamo scappato. Arriva la macchina per caricare tutto questo match. Quindi c'è roba di marchio Puma e Nike, cose contraffatte. Così non si è fatto pure, eh?
che gliela faccio la cosa. Ma la le mani qua? Sì, sono preso per fare, poi con la ruota e poi io sono. Devi prendere uno zaino, non ti piace? Siamo volati a Luciano, no, davanti a te, quelli verso di te. Quattro, cinque, sei, sette, otto. Questa è vuota. No, dieci. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, bisogna risalire la filiera perché qui scappate via perché tanto vanno a ricomprare dai magazzini, quindi ora c'è il lavoro di studiare un po' la filiera e risalire a monte perché questo è solo un piccolo pezzo, anche se sono tante scarpe, tanti selfie stick, tanti cover di iPhone così. Proprio questo negozio qui ci aveva scritto dicendo che c'era della concorrenza sleale da parte di abusivi. Speriamo che non abbia sofferto troppo lui. Questo negozio qui e c'è Adidas così. Qui è un commercio legale. Questi qui si mettono avanti e la onda in nero abusivamente sto facendo un commercio regolare. Un accessorio per telefonia, quattro tagliaunghie e un lucchetto. Occhio a questo, eh? Mette una passiglia, no? Sì, 18, allora via Gioberti, sequestro amministrativo a persona ignota, sono accessori per telefonia, pezzi da contare, grazie. Allora praticamente lì per terra sotto le cartoline c'erano delle piccole bustine nascoste che hanno nascosto praticamente, cioè sono scappati di corsa, sono scappati per non farsi trovare la merce addosso, l'hanno nascosta dietro agli accessori lì di quel negozio e così se uno li ferma loro non hanno nulla, invece ci sono i cover. Gli armadietti della cera,
Lei ci starebbe a guadagnare 200-300 euro al giorno per fantasma? Cos'è che mi guadagna? No. Quelli che fanno i quadri con le bombolette. Che non c'è una regolamentazione, non c'è la possibilità di fargli il sequestro delle bombolette. C'è gente che guadagna per vendere pitture il quadro a 50 euro e lavora la mattina. Questo sarebbe il caso della famiglia.